disagio di vivere e di convivere e purtroppo anche a volte la morte. Si resta con troppa indifferenza e non con un senso di rinuncia davanti a fenomeni che inquinano il nostro modo di vivere sociale. Perché queste cose non accadano più in nessuna famiglia, né in Mileto né altrove. A passare per mafioso Vincenzo Varone, sindaco di Mileto nel Vibonese, uno dei 5 comuni tra Calabria e Campania le cui amministrazioni sono state sciolte per infiltrazioni mafiose dal Consiglio dei Ministri. La mafia ha allarmato nel momento in cui la mafia creava allarme sociale e problemi di ordine pubblico, i morti. Nel momento in cui i morti e gli omicidi ce ne sono di meno, ci sono meno problemi di ordine pubblico. L'attenzione dello Stato, l'attenzione degli organi centrali e purtroppo bisogna dire anche per tanti versi dell'opinione pubblica scema. Evidentemente noi stiamo attraversando un momento del genere, secondo me i momenti in cui più gravi sono i problemi di ordine pubblico sono addirittura momenti sotto certi aspetti di crisi della mafia. I momenti in cui i problemi di ordine pubblico ce ne sono di meno sono i momenti in cui la mafia opera più facilmente, e opera più facilmente perché è questo tipo di criminalità organizzata non può vivere se non c'ha un certo rapporto col potere. Non sono dentro la mafia, quindi non so cosa devo pensare. La mafia è una cosa che si parla tanto, ma secondo me non c'è. La mafia è una cosa brutta. È una cosa brutta. Purtroppo si parla tanto di mafia. Può darsi pure che sia la problematica peggiore. Sicuramente c'è molta speculazione, perché già attribuire, associare la geografia della Calabria al calabrese già da una presunzione quasi di essere mafioso, questa è una cosa assolutamente sbagliata. Ossia, non è una cosa che possa portare del bene alla civiltà, quindi ritengo che se veramente esiste deve essere combattuta con ogni mezzo. Giovanni Falcone è un eroe. Costretto a vivere 16 ore su 24 in un piccolo ufficio di acciaio e cemento per lottare contro la mafia, non può assaporare i piccoli piaceri della vita quotidiana. È vero quello che dicono? Beh, diciamo che c'è molto di vero, sì. Indubbiamente questo tipo di attività incide pesantemente sulla privacy. Questo non c'è dubbio. E come lo vive lei? Ma direi con rassegnazione. Lei ha detto, pare che abbia detto, il vigliacco muore più volte al giorno, il coraggioso una volta sola. Questo sì. Significa che non ha paura? Ma l'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio e incoscienza. Perché chi non dice quello che pensa, alla fine non è libero. Perché non fa venire a galla la verità. Questo, cioè, per me è una sorta di paura, chiamiamola così. Se non parli poi potrebbe succedere il doppio, il triplo. Il coraggio di dire effettivamente le cose come stanno. E ci nascondiamo facendo finta di non capire, facendo finta di non sapere e facendo finta di non vedere.
Quindi ognuno di noi dovrebbe avere il buon senso e anche il coraggio di dire le cose come stanno. Ma l'omertà è dannosa perché si intende in modo implicito che sia un fattore di collaborazione con il fenomeno mafioso, quindi combattendo l'omertà si favorisce la collaborazione, quindi affinché le persone collaborino con lo Stato per combattere e quindi per sconfiggere questo fenomeno mafioso. Cauno non parla. Perché? Non muoiono più mazzano in Spagna. Quando si sa, si deve parlare, dobbiamo proteggere, non solo aiutare le indagini per Francesco, ma proteggere anche gli altri ragazzi. La verità deve venire fuori, questi individui che hanno partecipato, perché per me assassino non è solo chi ha sparato, per me assassino sono tutti quelli che hanno partecipato. Già ci sono parecchi ragazzi che stanno attorno al centro sociale e alcuni già sono qui presenti. La vita non è fatta semplicemente di violenza, di degrado, ma ci sono valori come pace, fraternità e collaborazione. Queste sono le nostre speranze. I giovani che seguiamo questo passo sono rovinati, va bene? Noi genitori, noi adulti dovremmo aiutare questi ragazzi ad affrontare le problematiche, stargli vicino, vedere quello che fanno. Purtroppo se non gli stiamo dietro non riusciamo a gestire la situazione e se nessuno ci dà un aiuto nemmeno. Impegnarli nel mondo del lavoro, impegnarli in associazioni, nello sport, nella vita politica pure. Le istituzioni che sono qui da noi, il comune, la chiesa, le associazioni, devono cercare di aiutare i ragazzi. Ma dietro di tutto ci deve essere una famiglia sana. E se la scuola non vi segue come dovrebbe, effettivamente i ragazzi in un ambiente come quello dove noi viviamo, con tutte le problematiche che ci sono, carenza di lavoro, quindi si è facile trasportarsi dall'altra parte. La mancanza di lavoro è senza ombra di dubbio un fattore che crea un po' di smarrimento dei giovani, perché l'occupazione, lo dice anche la parola stessa, presuppone il fatto che si è occupati, quindi si ha un impegno e ciò è un importante deterrente contro i fenomeni negativi. Di una società che a loro no, gli offre molto poco e loro nemmeno riescono a trovare stimoli. Di chi è la responsabilità? Le responsabilità sono diverse, certo la responsabilità più grossa è la nostra, di adulti.